ammiraglio Pirico Maria Foffi, il comandante della squadra navale, ed ho il piacere di accogliervi a bordo del Cavour durante l'esercitazione ANFEX, che è un'esercitazione particolarmente importante per noi, è l'apice della fase addestrativa, coinvolge tutti gli assetti della squadra navale. La giornata per voi consisterà in una serie di brevi briefing di circa 20-25 minuti, dopodiché assisterete ad altre attività divulgative di quelle che sono le nostre capacità che sono state predisposte e messe in gioco durante l'esercitazione. Visiterete alcune aree della nave particolarmente coinvolte nell'esercitazione stessa e prima di andar via avrete la possibilità, e lo dico soprattutto per gli operatori video che sono rimasti profondamente delusi dal fatto di colleghi poco comprensivi, li separeremo e daremo modo di fare le riprese video da un'altra area un po' più diciamo predisposta per riprendere tutte le attività. Prima quindi di andar via ci sarà un brevissimo, chiamiamolo aperitivo rinforzato, in modo che possiate arrivare a destinazione senza avere troppa fame, e un'ultima interazione con la parte elicotteri aerei, perché nel frattempo la missione che stanno svolgendo sarà finita e quindi adatteremo il giro che vi abbiamo organizzato in modo da consentirvi di vedere perlomeno gli appontaggi, e li vedrete ancora più da vicino. Mi sembra che abbiate conto di dove siete andati a finire. Parliamo della Marina come forza armata, dello Stato Maggiore che si è recentemente ristrutturato, semplificando l'organizzazione e accorpando tutte le attività in tre aree fondamentali, tutte importanti: l'area logistica, l'area operativa e l'area di formazione. Come potete immaginare, la squadra navale è quella centrale, attività operativa di nostra competenza, ma sicuramente senza la formazione del personale, senza il supporto logistico, ben poco potremo fare. Quindi anche all'interno di Cincrav, oltre che gestire le operazioni, la base chiamata Supermarina perché era protetta in galleria, adesso in parte è protetta, in parte è all'esterno, se torniamo a quella iniziale, perché questa sta andando avanti da sola. Ma sta facendo andare avanti, sono tutti i comandi da lì. Sì, ma se non glieli dico non li vedo. Allora, i comandi dipendenti c'è Conforal che sta gestendo con noi questa esercitazione, tutte le unità maggiori, attualmente 24, andiamo avanti. E le forze di dragaggio, 10 cacciamine abbastanza moderni, le forze da sbarco con le forze anfibie, la brigata Maria San Marco, le forze ausiliarie e di dragaggio, i sommergibili 6 attualmente operativi, tutta la componente alla fissa e alla mobile composta in circa 49 elicotteri e 19 aerei, avanti, e poi le forze di pattugliamento con 6 corvette e 10 pattugliatori, anche loro sono coinvolti in questa fase di esercitazione. Naturalmente poi abbiamo dei comandi di supporto che sono quelli che garantiscono l'addestramento, le comunicazioni, il comando e controllo e il supporto logistico. Andiamo avanti. Attualmente quindi in cifre la squadra è costituita da 10 comandi specializzati in specifiche attività, 60 navi, 6 sommergibili, 68 aerei, ma soprattutto 18.000 uomini e donne rispetto agli attuali 30.000 complessivi della Forza Armata, destinati tra breve a ridursi fino a 26. Quindi 26.000 la Marina, 18.000 la parte operativa è un buon rapporto, nel senso che vuol dire che non ci sono molte persone dietro le scrivanie e ci sono molte persone che invece devono lavorare supportati da quelli che sono dietro le scrivanie. Avanti. La giornata, quindi vi presenteremo l'esercitazione, vi sottolineeremo un'attività che stiamo sempre più portando avanti, che è
in sintesi rendere disponibili ad altri settori dello Stato le nostre capacità militari, potendo utilizzare queste capacità anche per scopi civili, le attività in particolare destinate al recupero di personale ferito, incidentato in qualunque contesto, sia contesto di pace sia contesto bellico, visite ad alcune aree della nave, in particolare la nostra zona ospedaliera e alcune aree operative. Rientro, non c'è scritto, ma prima di mandarvi via vi garantiamo un piccolo buffet per non andare via a stomaco vuoto. Grazie, e adesso diamo la parola a Comandante Conti, che è il mio capo di Stato Maggiore. Sono il capo di Stato Maggiore, quindi il capo dello staff con il quale l'ammiraglio, come anche il capo della squadra, dirige l'esercitazione. Quindi sarà un excursus sull'attività che stiamo svolgendo. È un'attività per noi estremamente importante, come vedrete, e potrete anche toccare con mano nelle sale operative. Fondamentalmente lo scenario divide quelli che è il nostro territorio e le nostre forze in gioco in uno scenario moderno, se vogliamo, attuale, ciò che abbiamo già incontrato nel nostro bacino di influenza e che potenzialmente potremmo incontrare sempre nel Mediterraneo senza allontanarci troppo. In particolare Alfa può essere assimilata all'Italia, ma è una nazione democratica che è un membro delle Nazioni Unite, ma soprattutto che ha una struttura militare e governativa in grado da svolgere una funzione di framework per un'eventuale risoluzione dell'ONU. Charlie è un paese instabile, fortemente autoritario, dove la popolazione in rivolta a causa di una situazione estremamente difficile interna sta provocando gravi disordini. La repressione di Charlie è stata progressivamente sempre più violenta e in particolar modo nella regione sud della zona della Sardegna ci sono state delle grosse rivolte che sono state ultimamente sedate con la violenza. L'intervento di Alfa a seguito di una risoluzione delle Nazioni Unite è risultato fondamentale e necessario. In particolare un esploso della situazione. Una piccola precisazione, perché noi parliamo sempre tra di noi e siamo convinti che sia tutto semplice da capire. Naturalmente l'ubicazione geografica di Alfa e Charlie è semplicemente per gioco, e quindi non è che consideriamo la Sardegna cattiva e magari la Puglia invece è popolata di buoni. La realtà è che dobbiamo fare delle distinzioni geografiche, ma a prescindere da dove abbiamo messo i buoni e i cattivi, abbiamo riprodotto scenari passati, presenti e futuri che voi potete individuare facilmente. Una delle ultime attività svolte con questo tipo di caratterizzazione è sicuramente la gestione della crisi in Libia, potrebbe essere la gestione della crisi in Siria, potrebbero essere comunque paesi che si sono un po' allontanati dalla comunità internazionale e sono oggetto di attenzione delle Nazioni Unite. Quando invece è stata descritta Alfa come una nazione framework, per voi framework non vuol dire nulla, ma framework vuol dire sia un contenitore sia un'architettura di riferimento che consente di partire anche con una sola nazione, ma quella nazione non rappresenta se stessa né i propri interessi nazionali, ma è un punto di aggregazione che in funzione delle decisioni dei singoli paesi consentirà ad ognuno di accodarsi, di mettersi assieme con le possibilità e le capacità che vorrà rendere disponibili. Quindi la nazione framework in questo caso è la più importante, perché deve partire subito, non può rappresentare se stessa, deve già rappresentare le Nazioni Unite ed eventuali organizzazioni regionali, legacy, Unione Europea, NATO per esempio, e deve rispettare quindi il volere di tutte le nazioni che partecipano. Questo è un aspetto molto importante, che è una forma di maturità acquisita rispetto a quello che succedeva molti anni fa, quando una singola nazione voleva partire a nome delle Nazioni Unite ma partiva con gli interessi della propria nazione e basta. Quindi diciamo che adesso siamo un po' più trasparenti e un po' più sotto controllo, e i militari di questo non possono che essere felici. Prego. Questo è un esploso della regione dove di fatto abbiamo simulato le rivolte e la repressione, quindi dove dobbiamo intervenire, dove stiamo intervenendo a tempo.
Preciso che l'esercitazione viene fatta senza l'utilizzo di armi, simuliamo tutte le nostre attività e quindi anche nel rispetto del poligono di Oteolala in questa esercitazione non c'è alcuna arma né esplosione in gioco. Tanto è vero che la simulazione per l'esercitazione è così spinta in mare, quello che noi chiamiamo proprio il gioco di quello che possono essere anche le perdite, così come le vittorie in mare, tutto gestito e simulato e controllato da uno staff di direzione. Anche a terra noi abbiamo una nostra propaggine della direzione, sempre sotto il comando dell'ammiraglio Poppi, in grado di gestire e sorvegliare gli eventuali scontri tra i due contendenti. Abbiamo detto sono Alfa e Charlie. Questo è su cosa si basa la nostra risoluzione, quindi anche un risvolto, se vogliamo, di tipo politico, da un punto di vista governativo, c'è un coinvolgimento ed un'analisi a livello superiore di quello che può essere una risoluzione e il rispetto di determinate regole di ingaggio, restrittive inizialmente e poi man mano nel proseguire degli eventuali contrasti sempre più aperte ed aggressive, nel rispetto però del mandato di Alfa, che è un embargo aeronavale di fatto, dopodiché un supporto alla popolazione per la cessazione delle violenze ed eventualmente estradere i cittadini di Alfa che lavoravano in una di quelle tre, avete visto, erano di fatto complessi industriali con della partecipazione di Alfa, ma soprattutto la presenza di cittadini di Alfa. Qui sono i due partiti. Vediamo impegnati in questa attività una massiva parte mezzi uomini della squadra, il 20%, 20-25% parliamo, sono 11 navi, sono 3.500 uomini, 23 aerei, abbiamo anche un sommergibile impegnato. Alfa, che di fatto sono le forze d'altura, le forze di punta della forza armata, sono messe di fronte al partito Charlie, che non è per niente del terzo mondo, tra virgolette, ma è di tutto rispetto, quindi navi con estrema capacità. Quindi mettiamo a dura prova le nostre forze di Alfa che lavorano con un concetto nostro di impiego anche nel rispetto di determinate regole soprattutto e approcciando quella che era una situazione sotto il controllo di Charlie a terra ed in mare che ha delle regole di ingaggio, se vogliamo, molto più libertine e molto più aggressive. Quindi abbiamo in tutto questo abbiamo il sommergibile, tra l'altro, quindi garantiamo ad Alfa una minaccia che chiamiamo tridimensionale, quindi dal cielo e dal mare. Minaccia dal cielo che è offerta sia da un aereo da pattugliamento nostro dell'appiaggio, sia una compartecipazione anche dell'aeronautica alla quale chiediamo improvvisi attacchi. Quindi è qui la bellezza dell'esercitazione, uno degli artifici da un punto. Tornado ed EFA. Sono Tornado ed EFA che o vengono in modo separato oppure congiunto formando quello che è un pacchetto d'attacco. Quindi la reattività da parte in particolare di nave Cavour, dove avete visto a sede la componente aerotattica, è fondamentale. E gli obiettivi di Alfa, e non enuncerò quelli di Charlie perché sono esattamente l'opposto, cioè Charlie deve contrastare Alfa, fondamentalmente l'attuazione, l'enforcement dell'embargo, il fatto di mitigare quella che è l'oppressione su Charlie, dopodiché garantire uno status di sicurezza e riportare ad una governabilità la zona di Charlie. Dell'esercitazione viene svolta da noi, dal mio staff, in una delle sale che sono circa, parliamo di 150 metri quadrati, ma che di fatto parliamo di un'area con capacità e di postazione di comando e controllo di questa unità navale in particolare di circa 1200 metri quadrati. Quindi ne occupiamo una stanza, le altre sono adibite al comando della nave e al comando dello staff di Alfa e come vedrete passeremo rapidamente, ho delle persone che sono circa un 35 uomini costantemente impegnati alle console per il controllo di quello che è una simulazione reale di fatto. Noi giochiamo l'esercitazione da un punto di vista operativo per gli operatori, qui ho voluto illustrare qualche figura, qualche immagine degli operatori, dei tecnici nostri, dei piloti specialisti e delle varie attività che vengono svolte in mare e a terra. Fondamentalmente è un'attività dall'altissimo valore operativo perché qui nell'esercitazione, che è l'esercitazione principe della Forza Armata ogni anno, concentriamo quello che è un addestramento che in passato veniva svolto su tempi ben più ampi.
Quindi vedete un massivo utilizzo dei nostri mezzi, del personale, ma fondamentalmente è un'ottimizzazione delle risorse che in questo momento necessariamente anche la situazione economica richiede anche a noi di ottimizzare. Quindi abbiamo trovato in tutta questa attività un'estrema efficacia. Gli equipaggi si addestrano ad un'attività reale perché vengono inserite ed innescate, cioè la nave che dichiara di aver colpito un'altra nave, sulla nave colpita, che viene verificata la veridicità e la potenzialità della nave di offendere, lì viene innescato un evento dannoso, che può essere una falla, può essere un incendio, e immediatamente viene valutato anche quello. Quindi grazie allo staff c'è un controllo estremamente serrato dell'esercitazione, ma soprattutto quelle che sono per noi le lesson learned dell'attività, cioè ciò che noi impariamo per poi applicarlo la volta successiva. È di estrema efficacia l'esercitazione a partire dagli ammiragli che comandano le due forze, ai loro staff, ai comandanti delle singole unità che vengono resi e responsabili delle attività che loro sono in grado di svolgere nella loro area assegnata, ad esempio in una forma di lotta. Quello che è il risvolto mediatico, se vogliamo, oppure di tipo politico-diplomatico, lo enfatizziamo ulteriormente perché abbiamo a bordo un team di media simulato, cioè sia il partito di Alfa che Charlie, dopodiché anche un partito indipendente gestito dalla Direx, di fatto scrivono a favore o contro un'iniziativa di uno dei due partiti e devono essere valutati. I comandanti, gli ammiragli, devono e sono obbligati a valorizzare e a valutare ciò che la stampa scrive. Abbiamo l'interessamento e il coinvolgimento di personale del Ministero degli Affari Esteri, ai quali noi ci riferiamo per effettivamente validare quelle che sono le nostre scelte e valutazioni da un punto di vista politico. Questo è tutto per me, passo la parola all'ammiraglio Massagli. Benvenuti, ci siamo incontrati quando siete scesi dall'elicottero. Sono l'ammiraglio Massagli. Nel mondo reale sono il comandante delle forze d'altura, dipendo dall'ammiraglio Foffi, che è il nostro comandante in capo, come avete sentito, e ho due figli. Nel mondo dell'esercitazione invece sono il comandante delle forze armate. Perché dual use? Il comandante in capo ve l'ha accennato prima, io adesso espando un po' questo concetto veramente fondamentale e modernissimo. I mezzi delle forze armate italiane, quindi le quattro forze armate compresi i carabinieri, sono flessibili e versatili al servizio del paese. Una parte di questi mezzi, delle forze armate italiane, è in grado di fornire un diretto supporto alle popolazioni e alle collettività quando si verifica un evento calamitoso. Questo nel quadro delle iniziative che attengono alla protezione civile. Tutte le navi della Marina Militare Italiana sono in grado di fare ciò. Sono in grado di intervenire immediatamente ovunque lungo gli 8.000 km di coste che ha il paese e proiettare le proprie capacità su terra fino anche oltre i 450 km laddove si è creato un evento calamitoso. Noi interveniamo da mare, quindi non interferiamo su quello che sta avvenendo a terra. Immaginate per esempio un evento sismico, quindi non interferiamo logisticamente su quello che sta avvenendo a terra, non graviamo sulle popolazioni che sono a terra veramente stressate. Queste capacità, dicevo, ce l'hanno tutte le navi della Marina Militare Italiana, ma talune le hanno particolarmente sviluppate, sono particolarmente, noi diciamo, performanti, e sono le navi che hanno tutto ponte, le navi che possono trasportare aerei ed elicotteri. Tra di esse quella maggiormente capace è proprio nave Cavour. Pensate a nave Cavour, ovunque essa sia, porta grande capacità di comando e controllo, e su questo dirò due parole più avanti, trasporta un aeroporto, porta questo aeroporto vicino alla zona dove si è verificato l'evento e lo mette a disposizione. Trasporta anche truppe ed è in grado di operare come un ospedale. E anche questo lo vedremo dopo, tra l'altro lo visiteremo. Avanti. Ora, questi dati ce li ha forniti la Protezione Civile e sarà tra un attimo chiaro. Leggeteli un attimo, non li leggo io, per comprendere il pericolo geologico ed industriale che incombe sul nostro paese. Questo è vero, questa è realtà. Avanti. Ora, noi cosa facciamo quando siamo in mare per addestramento? Noi ci approntiamo a intervenire ovunque ci sia un problema di natura di ordine militare, ma non solo. Qui le navi sono in navigazione, qui abbiamo i reparti della nostra brigata San Marco che stanno imbarcando per creare una testa di ponte a terra. Qui questi due fotogrammi sono molto interessanti. Le navi possono rimanere in mare pressoché continuativamente.
perché possono essere rifornite di tutto rimanendo in mare. Vedete, le navi navigano, si avvicinano le navi logistiche e le riforniscono dal gasolio per farle navigare, ai viveri freschi, all'acqua, tutto ciò che serve, ai materiali per l'efficienza. Così noi ci addestriamo per essere pronti ad essere impiegati dal paese. Avanti. Che cosa vedete? Procilex aprile 2013. Cosa abbiamo fatto la scorsa settimana? Abbiamo lavorato per 2 giorni, ci siamo addestrati per 2 giorni con la protezione civile e il personale volontario della Croce Rossa Italiana. Cosa abbiamo simulato? Eravamo in mare, effettivamente eravamo in mare, dovevamo creare una testa di ponte per esercitazione in un luogo della Basilicata. Ad un certo punto abbiamo ricevuto la notizia che c'era stato un violentissimo terremoto 6.3 dalla Scala in Puglia e abbiamo ricevuto un attimo dopo la richiesta della protezione civile di intervenire. Ci siamo riconfigurati, cioè eravamo lì per fare un'operazione militare, ci siamo riconfigurati per fornire assistenza alla protezione civile. È in vero, così è stato, perché abbiamo prelevato dall'aeroporto di Grottaglie il personale della protezione civile che intanto vi era arrivato con un altro elicottero, l'abbiamo prelevato da Grottaglie e l'abbiamo trasportato a bordo. Queste sono fotografie scattate durante questa attività della scorsa settimana, per 2 giorni. Abbiamo attivato un'area, una centrale operativa per il personale della protezione civile, guardate, le tenute sono diverse, di cui ha iniziato a operare, su questo ci torneremo, qui ha iniziato a pianificare interventi, perché intanto da terra, dove abbiamo simulato un evento sismico, arrivavano le prime informazioni sui danni, sui feriti, sui morti. Questo è il personale volontario della Croce Rossa Italiana che abbiamo imbarcato e che ci ha fornito assistenza, qui il personale volontario, il personale della Marina sta intervenendo a terra per fornire assistenza sanitaria. Avanti. Quando pensate al Reggimento San Marco, noi mettiamo a terra gli uomini del Reggimento San Marco, creiamo una testa di ponte dalla quale di arrivare. Ora, come possiamo sfruttare questo? Lo dicevo prima, ho detto ritorno. Questa proiezione di forze in un evento calamitoso diventa una base di supporto avanzato, è un posto medico avanzato, cioè le nostre capacità che utilizzeremo in condizioni combat diventano di protezione civile nell'eventualità si crea un evento appunto calamitoso. Un'altra funzione importante è il comando e controllo. Qualsiasi cosa si debba fare bisogna dirigere, coordinare e controllare, dirigere, emanare direttive, coordinare, fare in modo che tutti gli elementi di organizzazione a terra, della protezione civile, delle altre istituzioni dello Stato, militari, organizzazioni non governative, no profit, ONLUS, tutti vadano in consonanza di intenti. Ecco il coordinamento. Controllo, stiamo facendo quello che ci siamo previsti di fare, gli obiettivi che vogliamo raggiungere, li stiamo raggiungendo? Comando e controllo. Lo facciamo anche per operazioni di protezione civile. Noi quando operiamo, sorvegliamo, riconosciamo e poi facciamo il cosiddetto targeting e battle damage assessment, cioè andiamo a operare in una zona, ci dobbiamo rendere conto di cosa c'è in quella zona, sorveglianza, dobbiamo riconoscere gli amici e nemici, ricognizione, dobbiamo individuare quelli che sono i nostri target e li dobbiamo colpire per neutralizzarli. Una volta colpiti dobbiamo valutare se ciò che abbiamo fatto è stato efficace. Noi queste cose le facciamo anche per la protezione civile. Non vorremmo sembrare pressanti, ma abbiamo gli aerei che tornano, se perdiamo quel momento non li vedete. Vai. Allora, signore e signori, buongiorno, sono il capo di fregata Morello del Comando Forze Aeree della Marina. Per l'esercitazione sono imbarcato su nave Cavour a disposizione dell'ammiraglio Massagli come direttore della cellula di coordinamento per il personale recovery. Non siamo all'università, però giusto 2 slide per far capire bene cos'è dominalmente il personale recovery. Come vedete dalla slide, dal logo, ci sono in alto due simboli. Il bastone di Esculapio, quindi la parte sanitaria, medico-psicologica, il pugnale, la parte combat, l'ancora. Facciamo tutto questo e lo forniamo dal mare, quindi questo deve essere chiaro, velocemente e con rapidità come abbiamo previsto. Avanti. In passato, tradizionalmente, quando si parlava di, si associava il recupero di qualcuno con gli aspetti combat, si pensava ai film, quindi a Parte 21, a Behind the Enemy Lines, non sono solo film. Avanti. Nel passato, anche recente, abbiamo avuto chiari esempi di come questa capacità è fondamentale nei teatri operativi per poter supportare il recupero di personale mediamente altamente specializzato, cioè piloti ed operatori delle forze speciali che sono addestrati ed equipaggiati. Lì su quel tavolo vedete tutta una serie di oggetti che questo personale porta in volo, che lo possono aiutare poi ad essere tirato fuori dalla problematica qualora questa si rappresentasse. Metà anni 90 ci si rende conto che questa capacità non è più sufficiente, perché nei teatri operativi non ci sono più soltanto i piloti o gli operatori di forze speciali ad essere potenzialmente isolati, ma cominciano ad andare in giro
personaggi che sono molto più legati al mondo civile e che operano nei teatri e operativi anche in piena crisi. Andiamo avanti. Questi sono alcuni esempi di casi di isolamento di connazionali. La statistica, se voi andate sulle open source, quindi su internet, è chiara, vi rendete conto che negli ultimi 10 anni il numero di personale italiano isolato in teatro operativo è significativo. I giornalisti hanno il record. Avanti. Andiamo sempre dove sono i termini. È chiaro, è inerentemente legata all'obiettivo della vostra professione. Ridefiniamo il personal recovery quindi come la somma di sforzi militari, diplomatici e civili che si pongono in essere sinergicamente per arrivare a recuperare e a reintegrare il personale che ha sperimentato per qualsiasi ragione l'isolamento. Abbiamo già detto che è una capacità parte militare che noi ci addestriamo a fare in un ambiente non permissivo o semipermissivo, quindi dove al di là di quelle che sono le difficoltà ambientali, quindi le impervietà o le asprità del territorio, c'è anche qualcuno che ci vuole impedire il recupero, quindi che tendenzialmente ci spara addosso per evitare di arrivare a raggiungere questo obiettivo. Avanti. L'approccio nazionale multidimensionale, gli anglosassoni lo chiamano l'approccio comprensivo, che vuol dire? Se c'è qualcuno isolato non è un problema della Forza Armata o del Ministero degli Affari Esteri o di una ONG, è l'intero sistema paese che si mette in moto e sinergicamente deve scegliere quello che è il metodo più efficace per arrivare all'obiettivo finale, che è recuperare e reintegrare il personale che ha sperimentato l'isolamento. Chiaramente in assenza di minaccia, andiamo avanti, parliamo di search and rescue, quindi la ricerca e soccorso normale, quella che tutti quanti quelli che ad esempio vanno per aria o vanno in mare hanno nel DNA, essere sempre pronti a soccorrere e aiutare qualcuno che è in una situazione di pericolo. La parte diplomatica se ne comincia a parlare quando si è in presenza di minacce, in particolare quando qualcuno è isolato in una condizione particolare, cioè è stato catturato, è prigioniero o è ostaggio, quindi tendenzialmente si cerca di arrivare alla liberazione come? Con le trattative, con tutta una serie di agenti facilitatori che in qualche modo possono agevolare il recupero. Qualora non si riuscisse anche con la parte diplomatica, la parte militare mette in campo una serie di opzioni che sono, diciamo, l'estrema ratio, ma devono comunque essere pronte a intervenire qualora si ravvisi l'esigenza di farlo, perché di lì a poco si potrebbe arrivare al peggio. Cercare qualcuno che non è attestato e equipaggiato per farsi recuperare. All'estremità abbiamo lo Stato Rescue, che è una missione particolare che viene condotta in ambito nazionale dal Comando Forze Speciali, quindi torniamo con i cursori, che noi ovviamente come Marina Militare possiamo imbarcare a bordo anche di nave Cavour e possono essere anche quelli di Marina, quindi i ragazzi del gruppo operativo dei cursori di Corso. Buongiorno, siamo nella centrale operativa di combattimento di nave Cavour, il luogo in buona sostanza dove vengono prese le decisioni di carattere tattico operativo per la gestione della nave o della forza navale, come in questo caso che è in mare. È composta da diverse aree, fondamentalmente sono le aree che si occupano della difesa della forza navale, concentrate sulla parte subacquea, aerea e di superficie, ed è qui che il comandante gestisce le forze a lui assegnate, ricevendo le informazioni che provengono dai sensori, dai molti sensori di cui è dotata la nave, dalle reti di supporto al comando e da tutto ciò che ogni nave individua quando è in navigazione. In questo modo lui è in grado di fare una collezione delle informazioni disponibili e di prendere le opportune decisioni per la gestione della forza in mare. Qua in sostanza cosa succede? Qui sostanzialmente questo è il cuore della nave, si è stato in plancia, la plancia è il cuore romantico della nave, il comandante ama stare perché chiaramente c'è, si respira l'aria aperta, però qui si comanda la nave, da qui sedendomi su questa sedia ho il controllo totale di quello che abbiamo al di fuori della nave, quindi sia sulla superficie, sotto la superficie e la parte diciamo dell'operazione di volo. Quanti sono i macchinari? Qui operano 15 persone, abbiamo anche una piccola dépendance dietro quella tenda che vedete laggiù. Quindi una 50 di postazioni, da qui facciamo anche il controllo del traffico aereo. Vedete in quella zona della COC è dove stanno a lavorare in questo momento i nostri controllori del traffico, che sono coloro i quali tengono sotto controllo aerei ed elicotteri quando sono a una elevata distanza dalla nave. Non semplici computer in tutte queste situazioni, pensi molto a modo di più.
sì, questo è molto di più, non sono semplici computer, anche che ne abbiano le sembianze, sono, noi lo chiamiamo, è un CMS, che è un sistema di comando e controllo, è, come dicevo prima con altri colleghi, è un sistema che accentra tutte le informazioni che vengono dai sensori, le elabora, noi in termini tecnici diciamo le filtra, e presenta una situazione su cui poi il comandante o gli ufficiali di guardia possono prendere le decisioni. Esercitazione, quindi qui in particolare in questa console la postazione del comandante in capo, una postazione multifunzione, alla quale pervengono tutte le varie informazioni dal suo staff di fatto, oltre che dagli schermi. Passiamo poi adesso alla zona, a quelle aree operative riservate al comando di Alfa, che più numeroso di noi occupa più spazi in funzione anche delle peculiari missioni che ha e dell'attività che ha. Bisogna fare il montaggio poi, eh? A casa tutto qua. Andiamo su. Che oggi si può facilmente esprimere. Allora, lei è il tenente di vascello della Marina Inglese, Rachel Sarah Taylor. È a bordo da circa 2 mesi e mezzo. Nell'ambito di un programma di scambio tra la Marina Italiana e la Marina Inglese. Noi abbiamo un ufficiale della sua anzianità imbarcato sulla nave inglese e lei viene a bordo della partita di Cavour, diciamo, come contropartita, cioè abbiamo in ostaggio. E svolge l'incarico di ufficiale di rotta, quindi è responsabile di tutta la parte cartografica e della strumentazione nautica di bordo, degli aspetti meteorologici, in più svolge il servizio di guardia in plancia in navigazione. No, è lei è l'ufficiale di rotta di bordo. In inglese diciamo il navigator. Qual è il tuo lavoro, che ti trovi? Quali sono le principali situazioni? La relazione per uscire dalla porta, organizzare il traffico da rotta, parlando a Roma per esempio. Do you like safety? Poi, Rachel spelling di documento scrivendo. If you want. Rachel. Sì, 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 sì
facciamo l'astrimento, quando si può esempio militare, abbiamo fatto anche le sette proiezioni dal mare, nelle regioni, la dimensione di centrale di cosiddetta facendo in modo che la sua civiltà stessa comandare i danni, quando ingaggiamo il personale per il complesso con gli aritmologi, la TAC e tutta la diagnostica per immagini radiologiche viene effettuata in scambio con il Policlinico Militare Celio di Roma. I pazienti da qui vengono inizialmente stabilizzati, chi ha bisogno? Immaginate il valore di una TAC e di un complesso ospedaliero come questo ad Haiti, in una situazione particolare, immaginatelo in una condizione di emergenza. La Marina ha operato a supporto delle attività di protezione civile per Stromboli, per grandi emergenze, ma rientriamo in tutta una serie di piani di emergenza sul territorio. Quindi questi sono valori e capacità che mettiamo volentieri al servizio della nazione, umanitarie, per rendere disponibile Operation Smile è una di queste, attività chirurgica, comprimendo le liste d'attesa. Anche per l'ATAC abbiamo un programma di sharing con le ASL in maniera da valorizzarne l'impiego durante l'anno. Oltre a questa capacità diagnostica di degenza convenzionale, ma il vero cuore della nave, la parte ospedaliera, è questa in cui stiamo entrando, che sono 8 posti di terapia intensiva, considerate che sono tutto valore anche per un ospedale provinciale, quindi con la capacità di gestire con un supporto respiratorio avanzato, con ventilatore polmonare, con una terapia infusionale in maniera diciamo estremamente valutata per quello che sono i parametri vitali. E abbiamo altri 4 posti di rianimazione, quindi con delle performance ancora più avanzate rispetto, quindi complessivamente 12 posti per la gestione di pazienti critici. La nave in questa emergenza diventa un hub in cui riceve, tratta e restituisce ridistribuendole sul territorio a distanza alle strutture sanitarie che sono in grado di accogliere i pazienti. Azione di un operatore che evidenzia eventuali allarmi, eventuali situazioni di emergenza, quindi si attiva l'emergency team che interviene per la stabilizzazione del paziente. Persone insensibili. Pensate alla traumatologia bellica, ma pensate anche alla traumatologia industriale e quindi il trattamento dei grandi ustionati. E questa è un'unità che consente il trattamento iniziale dei pazienti con le lesioni diffuse, quindi la burn unit, chiaramente un paziente con queste caratteristiche una volta trattato, stabilizzato, ripulito, viene decontaminato eventualmente, entra in terapia intensiva o in rianimazione, unità medica, quindi con cure estremamente avanzate, quindi pazienti critici, pazienti in stato comatoso, pazienti che richiedono un'assistenza respiratoria avanzata, cardiopolmonare avanzata. E dalla sala controllo gli infermieri riescono monitorano le 12 postazioni. Vedo queste anche 4, le telecamere qui. Sì, abbiamo solo nell'area qui, ma della nave ci sono 2 sale operatorie che sono in grado di effettuare interventi di chirurgia maggiore, le 2 sale sono speculari e anche queste sono state intensivamente testate durante l'attività svolta adesso. E abbiamo, come anticipava l'ammiraglio, un progetto per rendere impiegate durante l'intero anno, quando la nave svolge altre attività nella base madre di Taranto, utilizzeremo le aree chirurgiche a beneficio della collettività nazionale. Uno strumento del genere è estremamente performante, immaginatevi lesioni da scoppio, ma immaginatevi anche lesioni da schiacciamento, quindi la valutazione ortopedica, la messa in atto di fissatori esterni, il controllo radiologico su questi, quindi siamo molto orgogliosi del nostro. Siamo all'avanguardia, non abbiamo nulla da... siamo un ospedale provinciale, piccolino, ma con 12 posti letto di terapia intensiva e rianimazione, 2 sale operatorie e un attacco, hanno un valore sicuramente, e portarlo per mare, renderlo disponibile...